Le chiedo come ultima domanda di regalarci uno spoiler, perché a settembre uscirà un suo libro edito da Mondadori, scritto a più mani, in cui si parla di etica d'impresa, dove lei dice cose anche coraggiose oltre che giuste, cioè che il profitto di un'azienda ha valore ed è un profitto etico da perseguire, e poi allarga lo scenario. Cosa ci può dire in anteprima? Allora sì, questo libro è nato dalla collaborazione fra un gruppo di filosofi e un imprenditore. Questo libro si chiama Fare impresa con i valori. E l'idea è molto semplice. La domanda da cui siamo partiti è: in che cosa consiste il fare impresa? Così come il comunicare ha dei valori interni, il fare impresa non può non avere dei valori interni. Questi valori interni sono senz'altro il profitto. Cioè, l'impresa capitalista è un'impresa che mira a realizzare guadagni, ma non può ottenere questi guadagni senza un prodotto all'altezza. Quindi ci sono tutti i valori di prodotto. Il prodotto deve essere buono, efficace, deve essere prodotto in modo efficiente, cioè deve esserci un'economicità di produzione, ma anche una qualità. Il capitale, che è un elemento economico, deve consentire questo per generare profitto. Ma in tutto questo c'è l'elemento che io ritengo decisivo, lo stile con cui un'azienda fa il proprio prodotto e quindi realizza il proprio profitto, il modo di fare. Un valore è un bene, fare impresa significa produrre un bene è il profitto, un bene perché è un guadagno ed è una ricchezza, la ricchezza è una cosa buona che va diffusa e fatta circolare, un prodotto, un oggetto come questo è un bene e questo quindi è valore. Ma è bene anche in senso avverbiale, cioè fare bene le cose. Ora, il modo in cui io faccio questo prodotto, ci metto dentro del design, metto della cura, arricchiamo per esempio da alcune valori che derivano dal territorio in cui mi trovo. Il Made in Italy è un marchio perché ingloba alcuni valori. La responsabilità per le mie forme di produzione, la mia responsabilità verso gli stakeholder. Tutto l'ambito della corporate social responsibility entra qui, ma non è un accessorio ed è l'elemento che fa in sì che l'azienda abbia un'identità precisa. Tutti fanno prodotto, tutti fanno impresa, ma il modo in cui tutti fanno profitto, ma il modo in cui lo faccio è tutta la differenza del mondo. La mia identità dipende da quali valori metto nel produrre, nel commerciare, nell'offrire un servizio. Anche di negoziazione, il modo in cui lo faccio è diciamo, la mia carta d'identità. Lì ci sono valori come la fiducia, l'integrità, la bellezza, ecco, quello è il distintivo. Quindi il valore è tutto, non va staccato. Il valore è il profitto che c'è se c'è prodotto, che c'è se c'è stile. E non c'è profitto se non c'è stile, come non c'è stile se non c'è un prodotto e deve esserci profitto per continuare, se no non si può continuare. Però è tutto insieme. L'errore che si fa nella business ethics è di pensare che c'è l'etica da una parte e l'attività economica dall'altra, che sarebbe, come diceva Weber, wertfrei, priva di valore, no? Libera da valore. Non è vero. L'attività economica è l'attività con cui principalmente noi creiamo valore ed è questa che ci interessa fare. E la filosofia morale o l'etica deve stare dentro questo, cioè come dicevo prima, sta nelle prassi, non fuori. Bisogna scoprire quali sono i valori di una certa tipica prassi e animarli, farli emergere, metterli in relazione con tutti gli altri valori. Primo fra tutti è il rispetto. Non c'è comunicazione vera senza rispetto reciproco. Il rispetto alla verità è un rispetto per le persone in realtà. Non c'è produzione di beni senza il rispetto del bisogno che cerchiamo di andare a incontrare. Se io quel bisogno non lo rispetto, lo truffo, no? Cioè, e in realtà il consumatore prima o poi mi abbandona in questo senso. Ecco, quindi è lo stesso nei servizi, nella comunicazione, nella negoziazione politica, se non c'è rispetto di ciò che dovrebbe animarci, cioè il bene comune, questa cosa prima o poi viene fuori. Le promesse hanno sempre le gambe corte. Anche se io posso manipolare 1.000 volte un pubblico, ma il pubblico può passare da manipolatore a manipolatore a manipolatore ancora. Ma la mia capacità di resistere sulla scena è se io non mi limito a manipolare, ma invece faccio valere delle buone ragioni perché sono, diciamo,
veramente mosso da un intento, dall'intento di fare il bene comune, che è quello che è importante. Se questa cosa non avviene, giustamente qualunque pubblico o qualunque cliente mi abbandonerà.